Nell'ambito del Tecnopolo, la mia unità operativa si occupa di diverse attività, in particolare di progettazione europea. Di recente abbiamo concluso il progetto RURITAGE e in questo momento stiamo lavorando su un progetto europeo intitolato SHELTER. Il progetto SHELTER è un progetto che è partito nel 2019 e coordinato dalla società Tecnalia, che è un centro di ricerca spagnolo. È un progetto finanziato dalla Commissione europea e ha come obiettivo quello di aumentare la resilienza del patrimonio culturale per ridurre la vulnerabilità rispetto ai rischi naturali e antropici. Il CIRI, Edilizia Costruzioni dell'Alma Mater, partecipa sia come partner tecnico-scientifico che come coordinatore di uno dei 5 laboratori per lo sviluppo delle attività su scala locale per studiare rischi ed effetti sul patrimonio culturale e naturale indotti dai recenti cambiamenti climatici. Le attività dell'unità del CIRI si focalizzano sul caso di Santa Croce, cui i ricercatori dell'Alma Mater, afferenti a diversi dipartimenti, stanno studiando e monitorando il sito per arrivare alla definizione di strategie di cura finalizzate a migliorare la resilienza del luogo patrimoniale e offrire nuove strategie di gestione integrata. Il sottoscritto è il responsabile dell'Open Lab, la collega Simona Tondelli e Angela Sant'Angelo si occupano della pianificazione integrata a livello urbano, il professor Gabriele Bitelli dei rilievi geomatici, il professor Claudio Mazzotti del monitoraggio strutturale, il professor Gottardi degli aspetti geotecnici, la professoressa Franzoni dell'analisi dei materiali e la professoressa Bandini del restauro delle superfici. Il nostro obiettivo è quello di identificare e valutare le criticità specifiche di questa area alla luce dei numerosi rischi e definire così strategie di gestione integrata che potranno poi essere replicate anche in altri siti di interesse culturale colpiti da problemi analoghi.